La legge regionale sull'editoria all'attenzione del Consiglio regionale della Campania. Questo è il tema d'apertura della nostra conversazione con Angela Cortese, consigliere regionale del Partito Democratico. Un una legge di cui si parla da tempo attesa dal settore. Una legge molto attesa dal settore. Questa è una legge che mh, doveva arrivare in aula già con la precedente legislatura, purtroppo non ci sono stati i tempi. E io l'ho ripresa immediatamente, quindi già sono due anni quasi. Che questa legge è all'attenzione della Commissione, c'è stata successivamente la presentazione di un testo simile da parte dell'assessore dell Miraglia, quindi da parte della Giunta, abbiamo lavorato sui testi condivisi, si è aggiunto un terzo testo da parte dell'onorevole Mastella che non è diciamo, un testo propriamente legato ai temi dell'editoria campana, è più ampio, affronta altre questioni che non sono logicamente questioni che riguardano il settore dell'editoria che è quello in maggiore sofferenza in questo momento nella Regione Campania. Questo ha rallentato diciamo, nella, nel cammino in Commissione la nostra legge, nonostante diciamo, devo riconoscere che con l'assessore Miragli abbiamo fatto un buon lavoro per cercare di rendere il testo un testo unico e condiviso sia dalla maggioranza che dall'opposizione, purtroppo i problemi interni alla maggioranza hanno fatto in modo che ancora questa legge, questo testo di legge non giungesse in, in aula. Quindi sono stata costretta diciamo, con il capogruppo del PD a ragionare sul, um, sull'utilizzo dell'articolo 59, e quindi richiamare in aula la legge e presentarla. Ormai uh, penso che c'è un settore che l'attende da troppo tempo. Siamo forse una delle poche regioni che non ha legiferato diciamo, in merito all'editoria e sappiamo bene che tutto quanto riguarda in questo momento il libro, la diffusione, eh, gli stessi. Ecco, quali punti qualificanti? Sono, sono in grande sofferenza, cioè come mh, tutti i settori, anche questa diciamo, è imprenditoria, e quindi a maggior ragione in un momento di grande difficoltà. L'imprenditoria culturale, quella che riguarda l'editoria, è in grande sofferenza. Quindi qui diciamo, ci sono tutti gli articoli che devono sostenere diciamo, delle imprese eh, editoriali. E in modo particolare ci sono anche diciamo, dei momenti premiali. Voglio ricordarne uno che è quello diciamo, che maggiormente mi sta a cuore: si, si premierà il miglior saggio di studi sul mezzogiorno. Diciamo, questi sono punti importanti perché inducono a tornare a ragionare, a lavorare e a ricercare temi che purtroppo in questo momento, devo dire, sarà la crisi, sarà che c'è un. Minore attenzione, diciamo, al, al mezzogiorno inteso proprio come parte debole in questo momento dell'Italia in mezzogiorno continua a parlarsene forse fin troppo poco, solo in termini assistenziali e non in termini di sviluppo, quindi, quindi potrebbe essere anche questa una strada di rilancio. Ecco, sostegno all'editoria è eh, in materia scottante, soprattutto se si considerano eh, i recenti fatti di cronaca legati all'ex direttore dell'Avanti La Vitola, ai contributi eh, distribuiti dalla dall'ufficio uh, dall di presidenza del Consiglio al tempo di, del governo Berlusconi. Beh, queste cose accadono quando abbiamo una editoria che non è libera, quindi anche una stampa che non è libera, e in quel caso c'è stata una vera e propria degenerazione delle relazioni, questa legge mette ordine e cerca diciamo, di fare ordine nella nostra regione a partire, questa è una legge che premia molto devo dire, anche il merito e, e forse tornare a parlare anche di meritocrazia in questa regione non fa male. Veniamo ai temi più strettamente politici. Quanto è accaduto in casa eh, PD? Il eh, tar ha accolto il ricorso del eh, segretario provinciale Nicola eh, Tremante, eh, messo fuori dopo la vicenda del, delle primarie delle e, de e del eh, contestato risultato. Ma io mh, penso che. Mh... Quando ci rivolgiamo, diciamo, quando gli errori politici, perché di errore si è trattato, perché nulla in contrario diciamo, al, a quanto eccepiva tremante che era il livello regionale a dover intervenire e non il livello nazionale, là c'era un giudizio di tipo politico molto... Diciamo, allora quando poi, um, per fare tra virgolette giustizia all'interno della politica bisogna rivolgersi alla giustizia ordinaria. Diciamo, perde proprio la politica, su questo non, non c'è dubbio. Però detto questo, insomma, ormai io penso che il, il processo verso il Congresso è ampiamente avviato. Quindi, ehm, la presenza del commissario Orlando è servita in questi mesi a ridare un minimo di serenità a questo partito, ad abbassare i toni, a cercare insomma, di avere come obiettivo comune il bene del partito e soprattutto il bene del governo della nostra regione in un momento in cui appunto in regione siamo all'opposizione al comune non siamo, nonostante non siamo diciamo, una vera e propria opposizione, ma non siamo al governo della città, in provincia non ci siamo, quindi probabilmente questo fatto anche di non essere in questo momento impegnati nei livelli di governo delle più importanti istituzioni della regione Campania ci, ci ha consentito anche diciamo, di um, svilire un clima, svelenire anzi un clima e, e cercare insomma, di uh, lavorare. Per essere protagonisti delle prossime campagne elettorali. Cioè questo lo dobbiamo riconoscere ad Orlando, che sicuramente ha fatto un buon lavoro. Ecco, cosa sta succedendo nella maggioranza del. Consiglio regionale, cioè è sempre più netta la spaccatura tra i consiglieri che fanno riferimento al Presidente della Giunta Stefano Caldoro e quanti fanno riferimenti al eh, responsabile regionale del PDL Nitto Palma. Sicuramente nel Consiglio passato abbiamo avuto... Proprio la visione plastica di questa spaccatura, quindi di questo modo anche di votare alcune diciamo, proposte che venivano dalla PDL, quindi ci sono problemi al loro interno, ci sono problemi con l'UDC, ci sono problemi con la lista Caldoro Presidente, quindi ci sono delle frizioni. Tra l'altro il primo punto di cui abbiamo trattato in questo nostro incontro è stata questa legge sull'editoria che arriva in Consiglio proprio perché c'è un pezzo della maggioranza che non la fa camminare, nonostante questo stesso progetto di legge che io ho presentato per prima ma immediatamente dopo è stato presentato dall'assessore Miraglia, quindi dalla Giunta, dovrebbe essere sostenuto dalla maggioranza chiudiamo con un tema politico di attualità, l'uragano Grillo si abbatterà anche sulla regione Campania? In no. Campania? Ma io non credo, non credo, penso, ma non credo non soltanto in Campania, non credo nel paese, perché un conto è, è la sfiducia e l'astensionismo, un conto è il voto inutile e gli italiani che molti pensano che non sappiano votare, sanno votare e sanno anche diciamo, attraverso um, l'astensionismo dare messaggi molto chiari al mondo politico. Io penso che noi non dobbiamo preoccuparci di Grillo, ma dobbiamo preoccuparci molto di questo grande partito che è quello degli astensionisti, che io vedo diciamo, crescere e questo mi preoccupa notevolmente. Intanto la luna di miele tra cittadini e, e Presidente del Consiglio Mario Monti sembra essere finita. Una critica elegante è venuta recentemente anche da Mario Draghi. Meno tasse per favorire la ripresa. Ma infatti cioè, il vero problema è che non si capisce come dovrebbe avvenire questo. Sembra quasi un, una sorta di miracolo. Che dovrebbe avvenire mh, attraverso diciamo, una ripresa che nasce dalle tassazioni. Ma se noi tassiamo sempre le stesse persone e quindi diminuisce il potere d'acquisto, la gente compra meno, ma come ci riprendiamo? Cioè gli investimenti sono minori. Il vero problema io penso che Monti semi un vestito di Monti l'abbia fatto a Monte perché ehm, nel momento in cui aveva il grande consenso. Monti sarebbe dovuto intervenire con la patrimoniale. Il discorso dell'equità in questo paese purtroppo che era affidato in modo particolare al presidente Monti è stato accantonato. Io se ricordo la prima conferenza stampa e le lacrime della Fornero, dico: Ma a che cosa erano dovute quelle lacrime? Da che cosa? È un grosso interrogativo perché la Fornero ha smesso di piangere, però hanno incominciato a piangere tutti gli italiani. Bene, una bella battuta. Buon lavoro a voi tutti, grazie per la cortese attenzione. Tacquino Politico della Campania tornerà come sempre domani alla stessa ora.